tutto, benvenuti a L84 EcoCity Genzano per la quinta giornata del campionato di Serie A di calcio 5 dal Palamaggiore di Leni. Un saluto da Daniele Barone. Daniele Bennini. Vanno in campo un centinaio di titoli individuali, sommando tutti i trofei vinti da giocatori e allenatori, e questa è la storia. Vanno in campo stasera le ambizioni di entrambe le squadre per questa stagione. La L84 si è appena messa alle spalle la prima sconfitta, 7-4 sul campo del Pomezia. Il Genzano viaggia a punteggio pieno, 4 vittorie su 4, l'ultima contro la Roma 6-2, e condivide il primato con la Feldi Eboli. Dani Mennini, club giovani ma molto ambiziosi, e il mercato di questa ultima estate lo sta a confermare, il rendimento di queste prime giornate lo sta a confermare. Sì, partiamo dalle società, sicuramente due società ambiziose, l'EcoCity un po' più entro a gamba tesa sul mercato e voglio subito la squadra per vincere, l'L84 l'ha presa molto più larga perché si è vinta la Serie B, Serie A2, salita in Serie A piano piano, passettino dopo passettino. Già l'anno scorso è arrivata vicino alla finale scudetto, perdendo una delle più belle partite dello scorso anno, ovvero gara 3 qui contro il Napoli, e quest'anno ha voluto fare due o tre ritocchini, perché stiamo parlando di tre giocatori: Braga, quel mostro di Rocha, e Murillo Schiocchè. Però dico una cosa, credo che il percorso dell'L84 sia, il percorso di Alfredo Paniccia sia più difficile quest'anno rispetto a quello di Marin, perché Marin arriva, campo completamente vergine, posso piantare i miei semini. L'L84 invece no, nel senso ha passato due anni a giocare in un determinato modo, ovvero con un pivot molto largo come Pablo Vidal, e invece quest'anno ha deciso di puntare su due pivot veri, spalle porta, che sanno far salire la squadra, e quindi credo che il percorso dell'L84 sia più difficile, perché lo zoccolo duro era abituato a giocare in un modo e quest'anno l'ha dovuto cambiare, e questo secondo me serve più tempo. Poi, per carità, l'L84 ora ha perso l'ultima in casa della Fortuna Venezia, che è un campaccio, perché andare a giocare lì con Ciccio Angelini è veramente come andare dal dentista, cioè sono quelle cose che tu, se puoi evitare, le eviti. E quindi io credo che il percorso di Paniccia sia al 60-70%, però ancora non si è completato, un po' anche quello dell'EcoCity, perché comunque squadra nuova, allenatore nuovo, però secondo me è un po' meno tortuoso. E dopo questa citazione guardioliana a proposito del dentista di Daniele Mennini, che ha citato David Marin, allenatore spagnolo tornato in Italia dopo aver allenato in due momenti diversi e due club diversi a Napoli, l'ultima esperienza nella stagione 22-23, eliminato in semifinale playoff con Pietro Mazzara. Insomma, queste le sue emozioni, sensazioni, il suo umore a pochi minuti dall'inizio della partita. Mister Marin, partiamo dalla notizia di giornata, la non convocazione di Ricardinho. Come sta, visto che era comunque una delle stelle attese quest'oggi, quanto gli manca per essere pronto? Sì, lui sta bene, almeno del suo dolore sul ginocchio sta praticamente recuperato, però ancora abbiamo deciso di non rischiarlo di più, ancora con una partita senza tanti giorni di recupero, pertanto è un po' più per curare un po' e non rischiare con il suo ginocchio. Siete reduci da 4 vittorie nelle prime 4 giornate di campionato, arrivate un po' incerottati perché Nem e Mancuso non ci sono, Matilara, Micheletto qualche linea di febbre di troppo. Cosa temi di questa partita, e se temi magari di avere delle rotazioni un po' corte a livello fisico? Sì, ovviamente se hai meno giocatori per rotare, ovviamente sarà un po' quella la difficoltà di poter sopportare un ritmo alto. Noi vogliamo questo tipo di partita, però oggi non sappiamo se potremo star sopportando quel ritmo, però comunque il resto della squadra sta bene, tutti crescono quando c'è l'ausenza, e pertanto senza paura di giocarcela faccia a faccia. Ci siamo lasciati un anno e mezzo fa a Napoli con il suo esonero dal Napoli dopo la Final Four. Com'è stato tornare in Italia e sposare questa squadra, l'EcoCity Genzano, una squadra che sostanzialmente
ai favori del pronostico per campionato e Coppa? Sì, un po' per quello che dici tu, te che è una squadra forte che punterà sul più alto. Alla fine non era convinto di tornare presto a Italia, però la famiglia Tuccillo ha messo interesse e penso che alla fine il progetto merita la pena, perché abbiamo una squadra forte, la società sta facendo di tutto per poter trovare quella strada buona e pertanto sono contento di stare di nuovo all'Italia e sulla Serie A. Daniele, torno alla prima domanda che Pietro ha fatto a Marini, che è un po' uno dei temi, no, forti, centrali di questa serata. Dico purtroppo perché non c'è Ricardinho, o magico il Cristiano Ronaldo del futsal portoghese, 39 anni, una bacheca infinita, una classe infinita. Da appassionato di futsal chiaramente un rammarico non potendolo vedere, soprattutto non potendo vedere la sfida con Rocha. A livello tecnico manca lui, manca anche Romano, manca Mancuso, manca Nem, insomma quanto perde secondo te davvero stasera Genzano senza Ricardinho e senza quegli altri? Allora perde tanto, perché Mancuso è un po' pivot e un po' laterale, ti può garantire diverse cose. Nem, ragazzi, è veramente un gran bel giocatore, ma nonostante tutto, Romano, tra parentesi, ma nonostante tutto, sai, ti presenti sempre con Fusari, Di Oliveira, Bissoni, Taborda, Micheletto, Fantesele. Questo ci dà l'idea di quello che è stato costruito a Genzano, una squadra per vincere subito. Poi vincere è sempre difficile perché ci sono n fattori, no? Però comunque sia, questa è una squadra quadrata. Marin giustamente ha detto non posso rischiarlo, 39 anni, sai, se si fa male oggi poi non sono più i 20-30 giorni che era stati gli anni. Era entrato contro la Roma giocando una manciata di minuti, reduce già da un infortunio. Però un conto è giocare ogni 7 giorni, un conto è giocare ogni 3-4, no? Quindi credo che sia stato preservato. Poi io immagino che avendo saltato gran parte della preparazione fisicamente non stia un granché, perché ovviamente è stato fermo nel periodo cruciale di quando ci si prepara la stagione. Con la squadra invece al gran completo, tutti disponibili, si presenta la L84 di Paniccia. Allora ascoltiamo anche lui al microfono di Pietro Mazzara. Mister, siete reduci dalla sconfitta di Pomezia, ma c'è subito una grande partita, la partita delle stelle, come è stata ribattezzata, in un palazzetto che sarà stracolmo, sold out. C'è voglia di reagire a quei 5 minuti di blackout di sabato? Ho tanta voglia di reagire, c'è tanta voglia di fare una grande partita davanti al nostro pubblico che oggi sarà numeroso come non mai, e quindi speriamo di vedere una bella partita, di fare soprattutto una grossa prestazione. Mister, lei ha iniziato questa stagione in scadenza di contratto, sappiamo che ci sono delle trattative in corso, delle discussioni con la dirigenza, a che punto siamo? Credo che nelle prossime settimane, per volontà di entrambi, potremo continuare insieme il nostro rapporto. Ah, però! Ha annunciato il suo rinnovo Alfredo Paniccia, già da 3 anni, questa è la sua terza stagione, insomma si va verso un prolungamento per un matrimonio tecnico che, come ricordava Daniele Mennini, insomma un passo alla volta, stagione dopo stagione, sta portando questa realtà giovane ma già molto forte del futsal italiano ai vertici del movimento. Daniele, concediamoci, mentre sono entrate le ragazze del corpo di ballo, per scaldare un po' l'ambiente e per prepararci ad una grande partita, ci prendiamo un attimo di pausa, c'è un po' di pubblicità, poi torniamo perché insomma ci avviciniamo all'inizio della partita. Tra poco! Tutto palazzetto delle mani insieme, dai, se deve da tempo aiutiamo.
Eccoci di nuovo amici di Sky Sport, pronti per L84 e così di Genzano per la quinta. È all'interno della casa dello sport che Pietro Mazzara, insomma, ci riempie gli occhi il Palamaggiore, perché come ricordavi tu nelle interviste è pieno, c'è tanto entusiasmo, c'è tanta passione intorno a questa squadra, no? Ben ritrovati da bordo campo. Sì, c'è grande entusiasmo, ovviamente come ricordavate voi poco fa, sono due squadre che hanno fatto gli acquisti più altisonanti nel corso della campagna estiva dei trasferimenti, non soltanto Riccardinho e Rocha ma anche Taborda, ad esempio in casa così di Genzano, due formati di grande spessore come Murilo Schiocchetta e Braga, che hanno attirato ulteriormente pubblico. Venerdì sera il Pala Cesaroni di Genzano era pienissimo, risponde questa sera il Pala Maggiore di Leini, che è pieno in ogni ordine di posto, andate praticamente sold out la partita senza quasi nemmeno annunciarla. Tanti gli addetti ai lavori che abbiamo visto nel corso della gara, ti segnalo anche la presenza del disegnatore della Can 5 Elite, Angelo Galante, che ovviamente per una partita del genere non poteva mancare anche per visionare gli arbitri. Grande entusiasmo, squadre quasi pronte, grande concentrazione, mi sembra di rivedere Daniele Mennini, quell'atmosfera lì di giugno di L84 Napoli questa sera. Sperando che il risultato e lo sviluppo della partita sia lo stesso, va da sé Dani, prima di annunciare le formazioni, perché le squadre sono già pronte per l'ingresso in campo, va da sé che il pensiero di tutti è che quest'anno, anche più delle scorse stagioni, c'è un grande livellamento verso l'alto, c'è un grande equilibrio, c'è una grande incertezza. La dinastia Pesaro è finita, ha vinto la Feldi, ha vinto il Catania, quest'anno può vincere chiunque. Sì Dani, sai, negli ultimi due anni abbiamo assistito veramente a chi vince secondo te, e ognuno poteva dire un nome di una squadra diverso dall'altro se e ognuno con le proprie ragioni. Esattamente, quindi è la bellezza di questi ultimi anni, dopo la bellezza, perché il Pesaro ci ha fatto vivere veramente una squadra di cemento, io l'ho sempre definita così, no? E stasera però, tanto Pesaro c'è qui tra Taborda, Cuzzolino, sì, Fortini, sì, De Oliveira, assolutamente, poi eccetera. Se i campioni sono quelli, però io credo che veramente sicuramente una di queste due squadre arriverà in fondo, poi bisogna sempre vedere se si alza al cielo quella coppa lì, però io credo che queste due squadre sicuramente faranno parte della pole scudetto, no? Che un tempo magari poteva avere una, due, tre, ora il circolo è un po' più allargato ad almeno 5-6, ecco. Siamo pronti con le formazioni, direi di cominciare con la squadra ospite, la Ecosì di Genzano di David Marin. Ortega che comincia con questo quintetto, 1 Mammarella, 14 Taborda, 7 Fusari, 77 Micheletto, 11 De Oliveira. Vi abbiamo già ricordato le assenze pesanti in casa della Ecositi, su tutte quella di Riccardinho. Vediamo adesso le scelte iniziali di Paniccia per la L84, in porta Tondi 22, Maxi Rescia 5, 17 Cuzzolino, 7 Fortini, 70 Rocha. Gli arbitri della partita sono Romano, Ciccarelli, Zanfino, il crono è Precai. E adesso davvero soltanto l'attimo per aspettare le squadre sul campo di gioco. Le vedete laggiù in fondo nel corridoio che conduce agli spogliatoi. Questa è la quinta sfida in Serie A tra L84 e Genzano. Il bilancio vede le 3 vittorie su 4 proprio dei laziali, una vittoria per la L84. Stasera ti chiedo ultima cosa Dani, se il pronostico che devi darmi adesso secco, deciso, possa o debba pendere dalla parte dell'84 per le assenze che ha il Genzano.
Sì, però io credo sempre che poi quando tu hai così tante assenze e così pesanti, tutti tendono sempre a dare quel qualcosa in più, no? Quando giochi in emergenza, e allora sai, tendi a dare quel qualcosa in più. Dall'altra parte non credo minimamente che possano dire va bene, allora gli mancano questo, questo, questo e questo, allora avremo vita facile. No, se tu mi chiedi un pronostico, senti, facciamo così, secondo me vince il futsal. Me ne esco così da questa pressione che mi sei venuta a prendere molto alto. Il diplomatico Mennini si sgancia dalla difficoltà di un pronostico francamente complesso. Che bella questa coreografia dei Tigers, che è lo storico gruppo dell'L84, con questa scritta Torino vi ama. Gli appassionati di futsal avranno riconosciuto faccia tra le tante facce, quella di Mammarella. Insomma, abbiamo parlato di storia, di titoli, di bacheca di questo sport. Come non citare il portierissimo di Genzano, Stefano Mammarella, ha compiuto, anzi compirà a febbraio 41 anni e sta ancora benino. Ne ho sentito parlare di questo ragazzo, di questo me ne parlano un gran bene. Giovanotto. Ma sai, poi per chi come me portiere, e vederlo ancora, essendo stato penso 712 volte il miglior portiere del mondo negli anni, è sempre veramente brividi, perché vederlo in campo ancora con una voglia, e io vorrei essere veramente per un anno a stare nella stessa società sua per vedere la voglia ancora che lui ha di venirsi a allenare. Entra il Genzano in nero verde, che poi sarebbero i colori della L84, entra l'L84 in giallo blu, e questo, e questa è la parata di stelle. Ne manca qualcuna nel firmamento del palamaggiore di questa sera, ma insomma abbiamo argomenti per poterci accontentare con quelli che abbiamo annunciato ed elencato nelle scelte di formazione dei due allenatori. Marin che torna in Italia è un tema che già ha affrontato Pietro nella sua intervista. Che motivazioni aveva? Una squadra importante a Napoli due anni fa, non è arrivato fino in fondo. Però io credo che lui sia proprio l'allenatore giusto, perché lui sa gestire tutti, perché noi pensiamo sempre che poi, sai, a figurine tu dici, sai, hai Taborda, hai Ricardinho, hai De Oliveira, hai Bissoni, hai Mammarella, e sia facile. No, e lui secondo me è la persona giusta al posto giusto, quindi io credo che sono contento che lui sia rientrato in Italia, perché lui è un ottimo gestore, un'ottima persona, e poi ovviamente le sue squadre le fa andare, si vede quando la mano dell'allenatore è presente in una società, no? Esattamente quello che sta facendo Paniccia. Paniccia che tra i giovani, tra virgolette, è uno dei profili più interessanti, no? Sì, perché per te è giovane, ma Paniccia tu non, sì, lo sai, è di fine 500, perché ormai ha un'esperienza tale che non può essere che, sì, dai, fine Rinascimento. Su. No, Dani, e a parte gli scherzi, sono contento di aver rivisto Fusari prima dell'infortunio che ha avuto l'anno scorso, che lo ha tenuto dai campi troppo tempo per chi ama il futsal, e sono proprio felice di averlo rivisto in queste prime gare, il Cri Fusari che abbiamo sempre ammirato, no? E sono proprio contento di rivederlo in campo con quella fascia al braccio, sono ancora più contento. A proposito di allenatori e di commissari tecnici, vogliamo mandare un saluto ad Alessio Musti, che stasera è qui ingradinato in tribuna al Pala Maggiore, sta adesso affrontando una meravigliosa esperienza negli Stati Uniti d'America, ex CT della Nazionale, ex voce tecnica di Sky prima di Infatti, te. Quando sono arrivato ho detto, ah, ecco fatto, mi hanno già fatto fuori, ma per Alessio, guarda, questo ed altro, perché lui veramente, per chi come me, no, è cresciuto poi in un ambiente romano, sai, vedi Alessio Musti e dici wow, lo hai sentito, lo hai visto, l'hai visto da giocatore, da calciatore, da allenatore, da tutto lo hai visto. Sì, veramente un grandissimo conoscitore di questo meraviglioso sport. Tutto pronto, comincia l'L84 che in questo primo tempo attaccherà da destra verso sinistra. Tanti duelli, eh? Forse c'è qualche problemino alla porta di Tondi. Un po' di tape anche oltre, sì, che sulle dita del portierone.
sto dicendo tanti duelli individuali, perché da un lato Micheletto Fortino, caratteristiche anche simili, anche se poi Micheletto è dotato di un grandissimo tiro. Dall'altra parte Fusari Cuzzolino, vabbè, De Oliveira Rocha, possiamo stare qui a godercelo serenamente. E poi due ultimi come Taborda e Rescia, che qualcosina insieme anche con la maglia dell'Albi Celeste hanno vinto. Bordo campo Pedro Mazzara, credo proprio per raccontarci di quello che stanno organizzando per sistemare la porta di Fabio Tondi. Sì, innanzitutto quella lì è la famosa porta del palo di Vidal, contro transizione di Salas e gol di Borruto. Per completare la notizia di mercato che ci ha dato Alfredo Paniccia prima, il rinnovo dovrebbe essere l'estensione contrattuale di un anno e poi si risiederanno nuovamente al tavolo. Ovviamente c'è nell'aria grande soddisfazione, perché non era una scelta scontata, è maturata nel corso delle ultime ore, c'è stato un forte riavvicinamento tra le parti e, come ci diceva appunto il mister dell'84, la firma dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane. Bene, così si comincia il segnale di apertura, comincia l'84, Cuzzolino, palla per Fortini. Ci sono talmente tante storie dentro questa partita che andrei avanti senza fare telecronaca per minuti. Parlavi dell'Albi Celeste, ma insomma Taborda, Rescia, Cuzzolino, campione del mondo con l'Argentina 2016, due da una parte, stasera uno nell'altra squadra, ma compagni, amici. Va bene, cominciamo con la partita che merita anch'essa, soprattutto essa, di essere raccontata con Mammarella, che va al rinvio, va a cercare De Oliveira, il tocco dietro proprio per Pablo Taborda, rientrato in Italia dopo la sua esperienza di due anni con il Jaén in Spagna. Micheletto, palla per Fusari, De Oliveira fa il lavoro da pivot, palla respinta, Mammarella subito per Taborda, Micheletto, va in pressione Fortini, ecco la giocata in verticale per De Oliveira, Taborda col sinistro, e primo affondo pericoloso per l'Ecosi di Genzano con la conclusione al lato di Pablo Taborda. E abbiamo visto subito due azioni come vanno a sviluppare il gioco i ragazzi di Mister Marino, ovvero 1-2, palla subito a cercare Giulio De Oliveira, e che poi lui è molto bravo sia a prenderla ai 10 metri centrali piuttosto che spostarsi sulla banda sinistra d'attacco per ricevere con il destro, e poi lì partono gli inserimenti, che può essere una sovrapposizione, un rimorchio centrale. Su questo sono molto bravi quelli dell'Ecositi ad andare ad attaccare, a sfruttare il gioco col pivot, mentre invece dall'altra parte lo stiamo vedendo, no? Roche è bravo a catalizzare la palla, la tiene lì e quando meno te lo aspetti dinamite sui quadricipiti, si gira e calcia, o se c'è il raddoppio come in questo caso magari c'è uno scarico per creare una superiorità numerica sull'altra banda. Intanto con la suola ha spostato palla per 5-6 metri, stava chiamando il movimento di Rescia, ha guadagnato una rimessa laterale Fortini. Tondi, terza stagione con la L84 per l'ex portiere dell'Hellas Verona. E Taborda, che sa benissimo che non può giocarli, quando poi Rocha mette giù il pallone, quello è il momento che lui ha vinto la sua personale battaglia di presa di posizione, e lì non gli puoi dare il perno perché lui si gira e dopo inizia a diventare tanti poi i buchi sulla porta, non solo con il tempo. Fusari, il capitano dell'Ecositi, palla verso De Oliveira, alza il pallone per Fusari, destro, si coordina perfettamente Fusari, ma è attento Tondi. Cuzzolino, palla laterale ma sbagliata per Fortini, rimessa Ecositi Genzano, va Leonardo Micheletto, arrivato dal Pomezia. Adesso va Rocha invece per l'84, Rocha destro, palla sul fondo, vorrebbe una deviazione, Rocha non c'è e quindi la rimessa è per Mammarella. Qua rivediamo ancora Giulio De Oliveira, che questa volta è sceso dalla linea dei 10 metri per farsi seguire da Rescia. Difesa stra individuale questa sera per mister Panniccia, e quindi ha liberato quello spazio centrale, molto bravo Fusari ad andarlo a attaccare. Micheletto, deviazione, direi quasi sporcatura di Fortini, poi Mammarella verso De Oliveira, Rescia lo tiene, il tacco per Fusari,
copre l'altro numero 7, e cioè Fortini. Giocati 2 minuti e mezzo, 0-0 al Palamaggiore di Leini. Fortini attaccato, tocco dietro per Maxi Rescia, poi Rocia va al contrasto duro, energico, robusto con Fusari, che rimane per terra, e l'arbitro fischia la punizione per la squadra laziale. Rocia sta provando ad innervosire Fusari, arrivato dal Benfica, dove ha giocato l'ultimo biennio prima del suo approdo in Italia. Vinicius Rocia, al suo arrivo Panizza ha detto: è un bene per la nostra squadra, ma è un bene per tutto il movimento avere in Italia un giocatore come Vinicius Rocia. Ha vinto 2 Coppe dei Campioni in carriera, lo ha fatto con lo Sporting di Lisbona. Micheletto sposta palla, Mancino che non passa, destro poi, ribatte Fortini. Cuzzolino va al contrasto con l'amico Taborda, la rimessa è per il Genzano. Molto bene il Genzano, perché la ricerca del pivot, 1-2 tocchi, sta sempre avvenendo con successo. Questa cosa devono o pressi forte la palla, oppure i laterali devono stare un po' più stretti, perché sennò le connessioni con l'11 in verde iniziano a diventare tante. Fusari, Micheletto, dal 7 al 77, palla di nuovo per Cristiano Fusari, ecco l'imbucata, De Oliveira si gira, a quel punto però Fortini gli chiude l'angolo, poi esce Tondi, risolve la pratica, Cuzzolino può andare per l'84, scodella il pallone per Fortini che arriva veloce, forse un tocco di mano di De Oliveira, l'arbitro lì davanti lascia giocare. Taborda, Giulio De Oliveira, bello il movimento per Micheletto che arriva a sinistro, ottimo recupero di Maxi Rescia. Ottimo recupero con la specialità della casa, ovvero la scivolata, però era stato bravissimo Micheletto ad andargli a prendere le spalle, perché ha visto che la palla non era pressata e c'era la possibilità di questo banda a banda di 20 metri. Poi qua ovviamente, essendo Mancino, ha dovuto perdere un tempo di gioco per spostarsela sul sinistro, e quindi è stato bravo poi Maxi Rescia. Palla Genzano, il tocco dentro per De Taborda e la parata in 2 tempi di Tondi, palla gol per Genzano. La reattività di Tondi qui evita problemi più importanti alla squadra di casa. È entrato Tulli, poi Rescia, sinistro deviato, angolo. Ora sono curioso di vedere se Tulli va a prendere proprio il posto. È entrato anche Schiocchetti. Di Rocia lì da pivot, lo sappiamo che Tulli può fare qualsiasi ruolo il di questo pallone sport. Alzato forse per Cuzzolino, intercetta però Pedrigno che prova a ripartire, il recupero di Murilo Schiocchetti. Eccolo l'ex Ital Service Pesaro, provare a combinare con Rescia. Spostato Rescia, non trova più il pallone. Pedrigno, tocco dietro, adesso sono cominciate le rotazioni, c'è in campo anche Fantesele, qui scambia con Taborda. Pedrigno, Taborda, De Oliveira, cacciato via da Maxi Rescia. Si torna da Giulio De Oliveira, gioca dietro, sbaglia, Cuzzolino intercetta, può ripartire. Cuzzolino, l'inserimento di Maxi Rescia, messo giù, si lamenta Cuzzolino, l'arbitro lascia giocare. Poi Taborda vuole rilanciare per Pedrigno, palla troppo lunga. Sembrava comunque in gestione Tulli. Qui rivediamo il salvataggio di Tondi, 1, 2, 3 volte. E allora si va a mettere di 4. La L84 senza il proprio pivot, Braga non sta benissimo fisicamente, un piccolo problema all'adduttore sinistro che l'abbiamo visto anche al quadricipite sinistro, pardon, l'abbiamo visto anche molto fasciato, e allora per non rischiare Paniccia 4-0. Schiocchetti sinistro, ribattuto da Bissoni. In campo per l'L84 anche Coco Wellington, altro giocatore di straordinaria esperienza. Tulli vorrebbe battere ma non trova più il pallone.
Adesso ne arriva un altro. Ecco il pallone per Coco Wellington, proprio lui. Si è coordinato non benissimo e ha calciato in maniera non perfetta. Di 4 anche l'Eco City. Quindi usciti due pivot, cambiano anche i moduli di impostare. 4-0. Difesa a specchio per l'L84 che si mette in 2-2 molto alta. Pedrinho attacca, va in pressione Tuli molto alto, recupera l'L84 con Coco Wellington. Eccolo Tuli, poi il tocco dietro di Siqueira. A proposito di chi ha subito gravi infortuni, sono molto contento per Lucas, un ragazzo d'oro. Lucas Siqueira. Lucas Siqueira. Coco Wellington, Tuli. Doppio passaporto spagnolo e marocchino per Tuli. Eccolo di nuovo. Lo scambio corto con Coco Wellington. Lucas Siqueira. Tuli. Arriva Coco Wellington sinistro. Trova il muro nero-verde. Poi Taborda messo giù. Si arrabbia tantissimo Pablo Taborda. Voleva una punizione per lui. Non accordata. Schiocchetto. Coco Wellington. Tuli, palla laterale, Schiocchet, alza Tuli ancora per Schiocchet, rimane stretto in mezzo a due, finisce per terra, si gioca, Taborda, Pedrinho, per terra Taborda, questa volta sì, l'arbitro ha visto un fallo di Schiocchet, nel secondo fallo a carico della L84. Rientra Fusari, esce da Borda nel Genzano. Netto fallo, stint di Borda di 7 minuti comunque. Sì. Insomma, per chi ha 38 anni, sai che è sempre non proprio da tutti, eh. Tiago Bissoni, Fantesele. Palla fuori, non di molto. Ha provato il giocatore campione d'Italia con la Feldi, edizione 22-23. Qui intercetta lui ma non controlla. Allora ancora L84 che prova a spingere con Lucas Siqueira. Scivola per terra, si lamenta appena appena Fantesele. Passa, poi no, va giù, perde palla. Il recupero ancora di Siqueira. Potente ma centrale, Mammarella c'è. Fusari si gira rapido, ne ha tre attorno, una gabbia per il capitano del Genzano che subisce fallo, terzo fallo per L84. Completamente diverso anche per caratteristiche questo, nettissimo il fallo, questo quartetto per David Marin, no? Perché Pedrinho, Fusari e Fantesele, questi sono tre giocatori che uno contro uno, tanti duelli, stare molto attenti all'L84. Pedrinho Fusari, svelto di gambe, ma è chiuso da quella parte da Coco Wellington. Efficace la pressione dell'ex giocatore del Pescara. Poi Luca Siqueira, ma Mammarella non trattiene. Poi con un guizzo felino recupera e rilancia bordo campo Pietro Mazzara. E non a caso Alfredo Paniccia sta continuando a dire ai suoi giocatori di pressare in maniera forsennata, aggressiva e forte fin da quando il Genzano muove il pallone basso, proprio perché con questo schieramento di giocatori rapidi nell'uno contro uno teme che saltando la prima linea di pressione possano aprirsi delle praterie. Dall'altra parte Marin continua a cercare di cucire invece nel migliore dei modi la manovra con la fase di possesso da parte dei suoi. Bissoni ha scambiato con Fusari, ancora Bissoni, lo scambio di Fantesele che mette la quinta marcia, ma a quel punto non ha più controllo del pallone, anche se guadagna angolo. Fantesele, campo aperto, passa dalla prima alla quinta in pochissimi secondi. Eccolo il pallone basso a cercare Pedrinho, poi Fusari faccia a faccia con Tuli. Bissoni era andato a giocare in Croazia, Bissoni
dopo aver già giocato in Italia con Petrarca, Feldi e non solo. Tuli, Fusari recupera il Genzano, Fusari può andare con il destro e il pallone deviato da Tondi, va in corner. Decisiva la mano di Tondi. Prima dell'angolo, richiamo per Fusari e Cuzzolino che stavano stuzzicandosi un po'. Va Bissoni, arriva al volo Micheletto, si coordina splendidamente Micheletto, altra deviazione, altro angolo. Qua lo rivediamo, non c'è il primo, non c'è il secondo, il terzo c'è sempre, poi Micheletto la capacità di coordinarsi e di tirare delle lavatrici non indifferenti. Ancora Micheletto che stavolta tira basso col piatto, qui più comoda tra virgolette la respinta della difesa della L84 che alza la pressione ovviamente. Fusari attaccato da Fortini, prova Fantesele a dribblare l'avversario, la palla gli scappa un po' via, rimessa L84, Leandro Cuzzolino. Mentre da una parte sta lavorando molto bene la Cositi col proprio pivot che è appena rientrato De Oliveira, dall'altra parte Lucas Braga in questo stint non ha ricevuto molti palloni. De Oliveira resiste alla pressione di Maxi Rescia, Fantesele, Micheletto, banda di sinistra ancora per Fantesele, qui perde di vista il controllo del pallone, rimessa L84, si ricomincia da Cuzzolino, 3 scudetti, 7 Coppe Italia, 5 Supercoppe, la Coppa della Divisione con la L84, campione del mondo con l'Argentina e ha vinto anche con il Montesilvano una Coppa UEFA, cioè una Coppa dei Campioni nel 2011, non male. Micheletto, Tondi, eccolo ancora, Cuzzolino, argentino di origini calabresi, Maxi Rescia con l'aggancio, poi Mammarella, Taborda, siamo a metà del primo tempo, intercetta Cuzzolino che riparte, il tocco laterale per Fortini è chiuso lì, c'è Taborda, allora Tondi, palla lunga, Fantesele di testa, poi Micheletto mette giù, attacca frontalmente, Micheletto sposta palla sul destro, ribatte Maxi Rescia, poi Fortini, Roccia, buco centrale, c'è Maxi Rescia che può andare, alza il pallone a sinistra per Cuzzolino, il controllo, palla nel mezzo, il salvataggio di Fantesele su Fortini che stava arrivando. Sì, quale così ti si è fatta trovare impreparata da questo uomo fra le linee, è andato a mettere molto bene con i tempi giusti dell'L84, poi l'azione si è sviluppata molto bene, ovviamente essendo rientrato anche Roccia è rientrato anche da Borda. Roccia prova a tenerlo Pedrinho, lo sposta con le braccia, non fa una piega Vinicius Roccia, ancora si muove rapido Roccia, palla che passa in qualche modo, Fortini rimpallo su Taborda, De Oliveira, arriva Micheletto sulla destra, De Oliveira si accentra, lascia partire una saetta che però non trova alla porta di Tondi. Lo stanno contenendo molto bene, Taborda quando può lo segue, però se poi lui si sposta con la sinistra, ora lo stiamo vedendo che si sta abbassando, ora Taborda lo segue, prima Taborda ha chiesto proprio a Pedrinho di fare cambio, Pedrinho è stato molto bravo perché non sa che non deve andargli vicino, sa che si deve prendere quel metro, metro e mezzo
stare sulle gambe. Rischia molto Guzzolino, incassa poi il fallo di Pedrigno, primo fallo dell'Ecosi di Genzano. Roccia, Guzzolino, si muove Fortini, si tiene con Micheletto. Il fallo è di Micheletto, arriva subito dopo il primo anche il secondo fallo per la squadra laziale. Molto bravo qua Fortini, perché ha fatto finta di scendere sulla banda per prendere quel passaggio e poi scatto alle spalle di Micheletto. Fallo giusto. Fortini, Maxi Rescia. Roccia, qui cerca una magia, finisce per terra, riparte Genzano, lo fa con Pedrigno, Pedrigno si accentra destro, Guzzolino lo ha murato, controffensiva L84, Guzzolino, sta arrivando Roccia, palla imbucata per Maxi Rescia, capisce tutto Pedrigno e siamo di nuovo dall'altra parte con De Oliveira, il dribbling De Oliveira ancora al centro, De Oliveira ne dribbla due, poi il tiro di Taborda. E richiamo energico dell'arbitro per Vinicius Roccia. Sì, perché era stato trattenuto per diversi secondi, se non ho visto male, da Pedrigno, che ha impedito che la transizione fosse in superiorità numerica, perché si stava sviluppando 3 contro 2, quindi voleva il fallo cumulativo. Poi è partito il gioco delle transizioni, tergicristallo a sinistra, tergicristallo a destra. Ancora 8 minuti da giocare ed è ancora 0-0 la super sfida del Palamaggiore di Leini tra L84 e così di Genzano. Palla per Taborda, manda la palla in soffitta. Sì, perché l'L84 concede volutamente la palletta alle spalle, fa tanta densità in mezzo, laterale, pivot e il quarto, che è quello che segue un po' a uomo, un po' di più, i tre invece che fanno il triangolo sul lato palla sono molto più stretti per lasciare solo questa palla. È arrivato il primo time out della partita. Farlo corretto è perfetto. Altra cosa, stiamo già facendo il primo taglio, continuare all'uomo, perché così sta, non c'è pressione, non c'è pressione, la palla entra in mezzo, questo gira. Dopo ando a fare la pressione, però il primo taglio Giulio si sta prendendo e di là inizia la nostra difesa, ok? Di qua già inizio a rimanere, ok? Dopo, fate con 3, 1, 2, facciamo l'1, 2, ma la perché... perfetto, tutti... Cuccio sta fuori, Cuccio sta fuori, sta fuori. Ci ha detto mister Marinè. Con 3, quindi è con i 3 in linea, facciamo 1-2 perché inevitabilmente c'è quel passaggio in mezzo per andargli a attaccare le spalle. Non gioca con la copertura l'L84, quindi lo sviluppo che vuole da quell'azione è la nostra difesa e il nostro attacco inizia nel momento che poi loro si mettono in linea e lì possiamo andargli a prendere le spalle. Pietro Bordocampo. Per quanto riguarda invece la panchina dell'L84, Paniccia ha insistito sul fatto che bisogna giocare di più di 4, ha detto l'allenatore dell'84 e i suoi giocatori, e di continuare con questa intensità in fase di pressione. Qui sbaglia il controllo e quindi sbaglia la giocata Fortini. Eh sì, ora Roccia si sta abbassando tanto, eh. Sempre ovviamente sul lato destro d'attacco per ricevere la palla sul sinistro. De Oliveira per Pedrigno che mette la palla sotto l'incrocio e Genzano in vantaggio a 7:32 dalla fine, il gol di Pedrigno, 0-1. Ma ovviamente tutto nasce da De Oliveira, che è un maestro nell'andarsi a prendere il pallone. Qui è uscito sul lato destro, Pedrigno la papaglia, taglia qui Luca Sichera. L'errore qual è? Di non guardare mai la palla. Il suo sguardo è sempre fisso sull'avversario, però devi guardare un secondo anche dove va la palla, perché la difesa individuale vuole questo, quindi il petto sempre rivolto non verso la palla ma verso l'avversario. Però lo sguardo deve andare sul pallone, perché se tu non guardi la palla per 1, 2, 3, 4 secondi, eccolo lì che poi la frittata è fatta. Secondo gol in campionato per Pedro Guedes, detto Pedrinho, brasiliano classe 96, ma è in Italia dal 2014,
qui la risposta, la prima per la L84 affidata al sinistro di Coco Wellington, che poi s'allaccia con Thiago Bissoni, commette fallo, lo ha visto l'arbitro, punito Coco Wellington, quarto fallo per la squadra di casa. Attenzione, siamo a 7 minuti dalla fine. Non una bella notizia, questo è il fallo netto. Io stavo proprio guardando il taglio di Thiago Bissoni seguito da Coco Wellington, che lo ha preso per un braccio e l'ha tirato a terra. Il fallo è netto. E più che la punizione, che stiamo, è vero, in una posizione centrale, ma stiamo parlando sempre di 13-14 metri, anche se eccolo qui che è entrato il 77 e quindi può andare a giocare o direttamente oppure magari sfruttare un allineamento sul lato destro. Invece è andato lui sul pallone, quindi probabilmente calcerà in porta diretto. La rincorsa di Micheletto, ancora qualche passo indietro, parte il 77, pallone laterale De Oliveira, e poi la sponda giusta, De Oliveira, 2-0 sugli sviluppi del calcio piazzato. Passa ancora la squadra di Marin. Che bella giocata qua, Micheletto ha nascosto il tiro fino alla fine. Ora lo rivediamo sul passaggio di prima di Thiago Bissoni col destro, che era tutto spostato diversamente, spostato completamente dalla parte opposta. Bravissimo De Oliveira poi a crederci e a depositare in rete. Attenzione ancora Thiago Bissoni, sta provando a tracimare in questo momento le così di Genzano, con l'84 che ha subito un doppio cazzotto in pochi attimi. Tulli, palla difettosa per Coco Wellington, rimessa per Genzano, taborda Micheletto e alle corde ora l'L84, sta accusando tanto, più che l'1-2 sta accusando tanto il gioco con il pivot, perché non riescono a pressare bene la palla e quindi si aprono linee di passaggio per Giulio De Oliveira. Forse questa è la prima che non riesce. Tulli, va da sé che la partita è ovviamente molto lunga, la L84 ha tutto il tempo e avrà tutte le modalità per potersi rimettere in piedi, ma certo questo doppio vantaggio del Genzano è prezioso e pesante per la squadra di Marin. Micheletto ruba palla, ma c'è stato il fallo su Schiocchetta. Certo, bisognerà poi vedere, come ha detto David Marin prima, no, in prepartita, bisognerà vedere se poi noi riusciremo a mantenere lo stesso ritmo per tutti e 40 minuti. Per adesso sicuramente le due fasi, sia di possesso che di non possesso, le così di... sta facendo molto meglio dell'L84. Tulli, fermato da Taborda, la può giocare ancora il 6, si propone dall'altra parte Schiocchette, eccolo, recentemente convocato per la prima volta dalla nazionale italiana, guadagna rimessa la squadra torinese. Tulli, sta entrando proprio Schiocchette, sinistro di poco al lato del figlio di Serginio. De Oliveira recupera Coco Wellington, ancora Schiocchette, palla dall'altra parte, appena corta. Ci sarà comunque ancora rimessa per la L84, batte Tulli. 5 minuti e mezzo da giocare. Per terra Schiocchette, e allora prima che si possa battere c'è da risolvere questo contenzioso tra Schiocchette e Thiago Bissoni. Vediamo qui, proprio di fronte alla porta, va a sbattere addirittura contro il palo Schiocchette. Si può ricominciare. Pallone alzato per Siqueira, per Coco Wellington, pardon. Angolo, Tulli, Murato, De Oliveira apre subito dall'altra parte per Fantesele, perde per un attimo di vista il pallone, poi lo ritrova ancora Schiocchette, libera poi De Oliveira. Si gioca, c'è battaglia, Taborda,
Tiago Pissoni, fallo di Coco Wellington che viene anche ammonito e arriva il quinto fallo per la L84. Momento di energia, forse un po' troppa sul campo del Palamaggiore. Ma stanno arrivando sempre prima i ragazzi di Marin sulle seconde palle, anche qui grande intervento prima difensivo e scivolata di Giulio De Oliveira, poi brutto intervento di Coco Wellington, qua lo andiamo a rivedere perché palla coperta, lui decide di intervenire a forbice. Più arancio, perché questi sono gli interventi che gli arbitri non te li fanno passare. Time out intanto chiesto da Marin. Intervento a forbice da dietro, non bello da vedere. Ma infatti la panchina del Genzano è schizzata in piedi a chiedere il rosso. Time out di Marin. Noi con la telecamera chiaramente andiamo a curiosare vicino al gruppo di Paniccia. No! È sotto 2-0 e 5 falli a carico. Dobbiamo uscire dalla partita, dobbiamo lavorare per fare un gol. Comunque un gol ci serve per aprire la gara. Dobbiamo rialzare la testa e stare sereni e spingere forte come abbiamo fatto i primi 10 minuti. Attenzione ai falli adesso, non possiamo abbassare la pressione, non andiamo a mettere il piede sopra, rischiamo solo sotto, ok? Ma teniamo la pressione alta, non difendiamo forte, la partita è viva, forza! Time out più emozionale che di Lavaglietta, al contrario di quello di Mister Marin. Ovviamente non possiamo abbassare la pressione e questo è un segnale che vuole dare ai propri ragazzi, che nonostante i 5 falli ovviamente non andiamo a mettere piede, andiamo a mettere piede là sopra, però allo stesso tempo non possiamo abbassare, dobbiamo continuare a pressare, essere furbi e non fare più falli, ma allo stesso tempo dobbiamo iniziare a difendere. E poi lui dice basta solo un gol per riaprire la partita. La partita è già aperta nel risultato, sì. È l'andamento che per adesso secondo me ci sono stati 15 minuti di un grandissimo episodio. Vediamo se il Genzano tira fuori dal cilindro un altro schema efficace su questo calcio di punizione. Batte Taborda, Fantesele sposta palla sul mancino, Tondi in angolo. Giocato sull'isolamento di Fantesele in banda questo calcio di punizione. Tiago Bissoni allontana Maxi Rescia a bordo campo Pietro Mazzara. Sì, perché prima Fusari ha chiesto con grande veemenza sia al terzo arbitro che al crono il rosso per Coco Wellington, mentre la panchina dell'84 ritiene di... De Oliveira, attenzione Pietro con il pallone che esce non di molto rispetto al palo di sinistra di Tondi, vai Pietro. Sì, no, ti dicevo invece che la panchina dell'84 sulla questione falli ritiene che ci siano stati due pesi e due misure nella valutazione di alcuni contatti. Guzzolino ha scambiato con Toli, adesso Rescià, Guzzolino, Toli riceve ancora largo qui a sinistra, Fortini attaccato da Taborda, Tuli, Rescià, Tuli, Guzzolino, 4 minuti e 20 da giocare in questo primo tempo, Maxi Rescià, Fortini, Guzzolino, gira palla all'84, Rescià, Fortini, Tuli, entra Fortini, riceve più basso Guzzolino, Tuli, la palla gli passa sotto la scarpa, rimessa per Ecosì di Genzano. Non è il primo errore tecnico che stiamo vedendo dalla parte dell'L84, poi per carità quando iniziano a gestire bene la fanno girare, attaccano molto bene una difesa con i cambi, perché l'Ecosì sta difendendo con i cambi in prima linea, loro lo sanno attaccare bene, andare a mettere sempre l'uomo fra le linee. Guzzolino, Fortini resiste alla carica di Taborda, reimposta da dietro ancora Leandro Guzzolino, Tuli, Guzzolino fa girare rapidamente per Rescià, Guzzolino sempre vertice basso, Tuli, Guzzolino, Tuli, lo prende Fantesele, pronto al raddoppio Taborda, il tocco di Fantesele, anzi no, il tocco ultimo è di Tuli. La prima lettura era quella giusta. È rientrato Murillo Schiocchetti per la L84. Batte Guzzolino. Fortini alza il pallone
schiocchette, poi Maxi Rescia ha provato di primissima intenzione, alzando però troppo la mira, palla lontana rispetto alla porta di Mammarella. Non mi ricordo grandi interventi di Mammarella, questo a confermare che sta lavorando molto bene anche a livello difensivo la sua squadra, mentre Tondi, oltre ad aver subito due gol, ha parato tanto. Assolutamente. Prova a rubare palla a schiocchette, guadagna comunque rimessa Fortini. Ultimi tre minuti di primo tempo al palamaggiore di Leini. Bissoni da lontanissimo. Scarica più che altro qui. Ha rischiato tantissimo Guzzolino perché non si era accorto dell'anticipo di Thiago Bissoni. Fortini messo in mezzo, perde palla. Pedrigno, ancora palla dietro Fantesele, finta. La porta rimane vuota. Fusari si salva l'L84, ma che rischio per la squadra di Paniccia e che occasione per il 3-0 per quella di Marin. Ho visto 3 contro 1 gestiti un po' meglio, perché qui hanno tirato in porta quando ormai lo specchio era chiuso, hanno tirato in porta dal lato quando ormai Fabio Tondi era già uscito a chiudere specchio, da non tirare un po' prima. Troppo belli più che pratici. Al volo Rescia, ha deviato Fusari. Rimessa L84. Schiocchette, Maxi Rescia, Fortini, rapido, bravo qui, palla nel mezzo, intercetta Bissoni, subito Pedrigno largo sulla banda di destra, dall'altra parte Fusari, fronteggiato da Schiocchette, Pedrigno, Bissoni, va Guzzolino su di lui. Pedrigno, autore del primo gol del Genzano, il gol che ha sbloccato la partita. Qui riceve da Fantesele, uno contro uno, Pedrigno, finta, palla sul mancino, tira, ribattuto. Prove di contropiede di Guzzolino, fermato con un fallo, arriva il quarto fallo per Genzano. Speso bene questo fallo dalle Cositi per evitare di prendere la transizione, solo a 3 falli ne hanno ancora. E ancora un altro da spendere, quindi tutto giusto. È rientrato Tuli, sembra pronto per rientrare anche Rocha nella L84. Maxi Rescia, Schiocchette, Guzzolino, Tuli, l'anticipo di Fusari su Schiocchette, Pedrigno, Fantesele, Fusari. Lo ferma Guzzolino che riparte di forza, di voglia. Guzzolino sinistro, poi destro. Arriva un'ammonizione per Fusari? Eh sì, 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 perché non ha fatto andare via. Ha provato a non far andare via Guzzolino. Poi ovviamente l'arbitro ha dato il vantaggio, essendo prima sviluppato un vantaggio di un 3 contro 2 soprattutto. Quindi è tutto giusto, sia il fallo cumulato e anche il cartellino per Fusari. E siamo 5-5 con i falli. Un minuto e mezzo da giocare in questo primo tempo. Bordocampo Pietro Mazzara. Sì, perché si è scattato tutto in piedi la panchina delle Cositi di Genzano, che lamentava forse una sbracciata di Guzzolino su questo poi fallo cumulato ai danni di appunto di Leandro Guzzolino, e il giallo poi a Fusari. Tondi con il petto in anticipo su Micheletto che stava arrivando veloce. Esce Guzzolino, rientra Vinicius Rocha. Eh sì, perché difendendo a specchio 2-2 individuale, quindi senza il cambio in prima linea, ovviamente Tondi deve andare lui a prendere queste palle intorno ai 12-13. Taborda, Micheletto, Taborda, Fusari, Taborda, la tiene, aspetta, ecco Micheletto, Schiocchette, prima di lui però Pedrigno, stava arrivando veloce Fusari dall'altra parte. Micheletto, palla incollata al piede, tutta la sua qualità, spinto Fusari, si lamenta, il contrasto con Tuli viene però lasciato passare senza intervento arbitrale. Micheletto, Fusari, 40 secondi prima della sirena che chiuderà il primo tempo. Micheletto, Pedrigno per terra, Micheletto per terra anche Schiocchette, soltanto rimessa. Cercato tanto questo
questo body check da Micheletto, si è buttato a terra poi sotto gli occhi del terzo arbitro Zanfino. Serve ben altro per un sesto fallo. Rescia batte lui, Tuli, Roccia. Alla solita maniera, lo aspetta Taborda, piano piano si avvicina retrocedendo Roccia che poi si gira veloce. Non va neanche stavolta. Taborda prova a sfilarsi a sinistra, palla finisce fuori. È giusto il movimento di Crisari, ovviamente, che ha aperto, poi nel momento che è andato sulla stessa linea di Taborda, allora ha attaccato le spalle verso il centro. Ultimi 7 secondi del primo parziale di partita, il pala maggiore di Leini, Rescia di fatto butta il pallone sul fondo e adesso soltanto il tempo della rimessa di Mammarella e poi squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Eccolo il segnale, finisce il primo tempo. Lecosi di Genzano in vantaggio sul campo dell'Ale 84, 2-0. Prima Pedrinho, poi il raddoppio di De Oliveira. La sintesi di Daniele Mennini. Grande prova di forza in questi 20 minuti del Lecosi. Ha sofferto poco grazie a una grandissima fase difensiva e soprattutto le connessioni con Giulio De Oliveira, che è quello che sta facendo la differenza in positivo per l'Eco City e in negativo per l'L84. Devono assolutamente fare qualcosa a livello difensivo. Ora mister Paniccia sicuramente dovrà risolvere questa, perché sono arrivati tanti, troppi palloni a Giulio De Oliveira. Poi lui è un mostro a gestirli, è un mostro a mettersi in proprio. Oggi mi sta smistando tanti e questo sta facendo la differenza. È il momento di concederci e di concedervi una pausa, poi torneremo con Daniele Manini, con Pietro Mazzara per vedere le cose più importanti del primo tempo e cominciare il racconto del secondo. A tra poco.
pala maggiore di Leini per L84 Torino contro Ecosi di Genzano, che vince alla fine del primo tempo 2-0 nonostante le tante assenze. Se ne era parlato molto in fase di presentazione prepartita. Daniele Mennini, la squadra di Marin ha risposto presente e come. Grande prova sotto tutti i punti di vista, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, sulle seconde palle. Stanno facendo una grande gara, l'hanno interpretata bene e stanno levando tutte le fonti di gioco alla squadra di Paniccia, che è molto in difficoltà soprattutto nella fase di non possesso, perché Giulio D'Oliveira là davanti sta facendo il bello e il cattivo tempo, perché poi gli altri tre lo stanno cercando con tanta insistenza. Lui si fa trovare e soprattutto poi la sa gestire bene quella palla, come in occasione del gol di Pedrigno. Ma già qua l'avevamo visto sin dai primi, vedi, questo già l'avevamo visto, esce e poi arrivano gli inserimenti delle frecce, prima Fusari, lo stesso Pedrigno, ma anche lo stesso Diaco Bissoli, e poi lui si sa anche mettere in proprio, come abbiamo visto qua, piede perno sia sul destro che sul sinistro, e poi sui calci da fermo. Ora abbiamo visto il calcio d'angolo con la palletta giocata dietro, abbiamo visto il gol su punizione, e Chris Fusari anche lì sta facendo tanta differenza. Abbiamo raccontato già prima del primo gol le tante parate di Tondi, insomma un Ecosi di Genzano che ha attaccato meglio di più rispetto ai padroni di casa e poi quasi inevitabilmente, fisiologicamente, ha trovato il gol del vantaggio che stiamo per rivedere, il gol che arriverà grazie a Pedrigno per poi arrivare anche al raddoppio. Eccolo il gol di Pedrigno, palla sotto l'incrocio dei pali. Lucas Siqueira, troppe linee di passo. Qui Lucas Siqueira sbaglia a non guardare la palla. Esatto. Perché non puoi guardare sempre solo quello. Qui l'1-2 terrificante, bellissimo questo schema, con i tempi giusti, con i movimenti giusti. Giulio D'Oliveira fa finta di andare a bloccare per andarsi a un po' smarcare, levarsi dalla linea del pallone, e poi viene a prendere il rimorchio gestito molto bene da Diaco Bissoni. Senti, prima di fermarci ancora per una piccola pausa, ti chiedo di Roccia. È chiaro che uno come lui è sempre molto atteso dai tifosi, dagli osservatori. Ti chiedo se la sua partita è rimasta un po' sotto traccia, un po' al di sotto della sufficienza. Decisamente, non è questo il Roccia che conosciamo. Detto questo, ci sono i suoi demeriti, se proprio vogliamo parlare individuale, però ci sono tanti meriti della Cosicchia, perché lo stanno proprio marcando bene a livello collettivo ma anche a livello individuale, perché Taborda, e vabbè, non è che lo devo dire io che tipo di difensore è, marcatore ma allo stesso tempo anche gestore, perché è anche un ottimo player, giocatore di grande sapienza, fastidiosissimo ma proprio da descrivere, e però il lui senso che cosa... buono, ma ovvio, ecco. Però per chi lo vede dice vabbè, questo dà fastidio per quanto è forte, per la capacità di leggere. No, io provo a tradurre il menninese, il menninese perché insomma, hai ragione, non tutti sono sintonizzati sulle tue frequenze. E lo sta marcando bene, perché quelle due o tre volte che ha ricevuto palla e se l'è messa lì incollata sotto al sinistro, lui si è staccato e poi è bravo a turno, il pivot di turno che può essere un D'Oliveira, come si è trovato anche Micheletto, a chiudergli il passaggio banda a banda, a chiudergli l'uno contro uno verso il mancino, ed eccolo lì che lo disinneschi. È ovvio che detta così sembra la cosa più facile del mondo, no, c'è dietro un lavoro che è molto importante, un'attenzione nel fare questo tipo di difesa quando si incontrano determinati pivot, cosa che non sta facendo l'L84 con Giulio D'Oliveira, che sta ricevendo tanti palloni, sta lasciando tante linee di passaggio aperte, troppe. Tutto nasce da una pressione sulla palla che secondo me è un po' troppo lenta. Ancora una piccola pausa, poi torniamo con il secondo tempo.
Signore e signori, dalla Torino, Chiara Medini, state a iniziare di nuovo lo spettacolo, chiamato Futsal, lo spettacolo chiamato L80 contro Forza Oggi, sentire! Perché questi ragazzi hanno bisogno di noi. Voglio sentire l'urlo del palazzetto, l'urlo di lì, l'urlo per l'L80 contro! Ricomincia lo spettacolo, benvenuti. Tutti insieme, facciamoci sentire per un benvenuto. Eccoci pronti da Leni per il secondo tempo di L84 Ecosi di Genzano. A bordo campo Pietro Mazzara con Fusari, a voi. Cristiano, un primo tempo molto importante da parte vostra, siete sopra 2-0. Che intervallo è stato? Dov'è che non dovete mollare in questa ripresa per conservare questo vantaggio? Ma guarda, dobbiamo continuare così, essere molto intensi e non mollare perché la partita è ancora lunga. Dobbiamo mantenere l'intensità altissima. Grazie Cristiano Fusari, Daba. Riconsegniamo Fusari al campo di gioco, il capitano delle Cosi di Genzano, avanti 2-0 grazie a gol nel primo tempo di Pedrinho di De Oliveira. Si ricomincia la squadra nero-verde, le Cosi di Genzano in possesso, Micheletto, Mammarella, Micheletto, palla in verticale verso De Oliveira, copre bene Maxi Rescia, Tuli. Primo attacco adesso organizzato dalla L84 di Paniccia. Cuzzolino, il tacco per Tuli. Cuzzolino, Fortini. Nel traffico di centrocampo, palla che sbuca in zona Cuzzolino. Maxi Rescia non può controllare. Altro attacco impostato adesso dalla L84. Tuli, Tondi. Cuzzolino, Tuli, Cuzzolino, ancora Tuli, Cuzzolino non aggancia, una buona idea di andare in verticale da Leandro Cuzzolino. E allora Panic è ripartito con il suo 4-0, ha alzato la linea di pressione ai 6 metri. Perché De Oliveira alza per Micheletto, vicino al palo, respinge Tondi. Perché abbiamo visto Cuzzolino proprio in pressione all'altezza del dischetto del rigore. Qua abbiamo visto poi le doti balistiche di Micheletto anche con il piede destro. Taborda, Fusari, eccolo Micheletto, palla per Fusari che fa il movimento in verticale. E ora l'Eco City credo che non abbassi minimamente il livello di pressione, lo possiamo vedere. Batte Fortini, Maxi Rescia, Cuzzolino. Fortini, sinistro, palla in mezzo, salvataggio e poi Rescia. Annullato il gol di Rescia. Annullato il gol di Rescia. Proteste vibranti
di tutta l'84. Qui bisogna ricostruire con calma quello che è successo. Discorso della porta mossa. Guardate le proteste anche del Genzano. Allora, qui il tocco di Maxi Rescia. Palo pieno, poi Micheletto e lui che cadendo sposta la porta. Tra l'altro Micheletto devia il pallone con un fianco. Comunque sulla prima palla toccata da Rescia la prende Mammarella che la deve sul palo. L'ho visto ora con il replay. Allora c'è una confusione adesso enorme in campo. Ho visto anche un cartellino rosso sventolato per, credo, un collaboratore della banchina dell'L84, collaboratore di Paniccia. Espulso Barbieri, il vice allenatore dell'L84. Qui ancora proteste fortissime da una parte e dall'altra, e noi rivediamo ancora. Allora, Fortini, palla in mezzo, Rescia, deviazione doppia di Micheletto, sì. Micheletto, che poi ovviamente Micheletto sulla corsa frana dentro la porta si muove. E qui sai c'è... La tua lettura qual è? La mia lettura è che la porta spostata da un paio d'anni fa fermare il gioco. Detto questo, la palla a 30 centimetri dalla linea di porta, io forse avrei aspettato un secondo, perché poi la porta spostata non ha cambiato l'inerzia della visto che poi è stata spostata da un difensore, no? Quindi io forse avrei aspettato quel un attimo per capire che cosa fosse successo, e poi io avrei lasciato probabilmente il gol. Però io non sono un arbitro, oggettivamente io credo che... Guarda lo sguardo di Paniccia. Perché sai, la porta è vero, però se la palla è a 30 centimetri dalla linea e se la porta fosse rimasta ferma oppure no, sarebbe stato comunque gol. Questo che voglio cercare di far capire, poi sai... Comunque, gol annullato, non c'è. Adesso il pallone verrà riscodellato dall'arbitro. Giustamente Mammarella sta dicendo un po' di confusione. Mammarella sta dicendo: se è palla scodellata a due non la dobbiamo lasciare, no? Non dobbiamo pressarla. Cuzzolino pronto. Tra poco andremo da Pietro Mazzara per cercare anche con lui di fare un po' d'ordine. Cuzzolino, Rescia due volte. Deviazione con un braccio, no. Riparte Fusari, circondato da tre. Tondi. Pietro, vai. Sì, perché c'erano state anche delle storie tese tra Marin e Tulli, grande confusione anche qua a bordo campo. Vai un attimo, Dabba. Cuzzolino, sinistro, deviazione, Mammarella con un po' di fortuna e con l'istinto, e poi va per terra Maxi Rescia ed è rigore. Rivediamo anche qui, Cuzzolino, deviazione, Mammarella con un ginocchio, poi il contatto tra De Oliveira. Ma poi De Oliveira è lui che dà, direi, la spinta all'avversario. Sta succedendo davvero un po' di tutto. Molto lenta quale così di a spazzare via questo pallone, si è catapultato su questa palla. È arrivato prima di due difensori, perché c'erano sia De Borda che De Oliveira, nessuno dei due ha spazzato via. E ovviamente è arrivato davanti, si è fatto tamponare. Rigore netto. Cuzzolino già il pallone in mano. Terzo minuto di questo secondo tempo. Cuzzolino e Mammarella si conoscono un po'. Ha già fischiato l'arbitro. Parte il 17, Cuzzolino non sbaglia, rimane praticamente fermo Mammarella ed è 1-2, esplode letteralmente il pala maggiore di Leni. Tirata a incrociare con una forza che
il 17 sa mettere un attimino sui calci da fermo. Sta imparabile questo rigore. Giustamente Stefano ha detto prova a rimanere fermo o magari andare anche sul lato destro, perché vedi lì ha fintato di aprire, perché il bacino vedi dove l'ha portato. Poi ovviamente la tecnica gliel'ha fatto chiudere nonostante il bacino portato verso l'apertura del piattone, invece lui l'ha chiuso. Coro di maradoniana ispirazione per Cuzzolino, che era stato tanto per scomodare un argentino, esatto, illustre. E comunque il gol di Cuzzolino incendia la partita. Arriva un giallo per Di Oliveira, perché ha chiesto il cartellino. Perché partita Oliveira... incendiata, mi sembra. Beh, diciamo che quel gol l'aggettivo giusto. Sì, l'ha stappata. Qui ora sta proprio Fusari è andato a chiedere e lui ha detto: come da regolamento, chi chiede il cartellino platealmente lo subisce a sua volta. Non poteva essere considerata chiusa dopo il 2-0 del primo tempo a favore del Genzano. Figuriamoci adesso sull'1-2 in condizioni agonistiche ancor prima che tecniche, molto calde sul parquet del Palamaggiore. Però adesso la punizione è per il Genzano. C'è Micheletto. Vedi, ora qua si alza, si gira e chiede con la mano il cartellino, cosa che non si può fare. Si allontana Micheletto, la rincorsa lunga è di Pablo Tabordà. Premesso che per me ci poteva stare anche il cartellino per il giocatore dell'L84 che ha fatto fallo. Tondi sta sistemando un paio di compagni davanti alla porta. Parte Tabordà De Oliveira. Si può ricominciare dopo un paio di minuti veramente di fuoco. Mammarella. Non può arrivare Micheletto. Rientra Rocha. Primi passi in campo per lui in questo secondo tempo. Eccolo, Rocha. Cuzzolino va di corsa, sinistro piazzato, Mammarella. La palla è diventata insidiosissima perché Fortini, ride, se non ho visto male, ride. Sì, perché Fortini, se non ho visto male, gli è passato davanti su questo tiro che era molto facile da parare. Ma guarda, lo vedi qui, davanti gli ha fatto la finta Fortini. Rocha, Cuzzolino, non può tirare, non c'è spazio. Deve allargarsi sulla sinistra, palla nel mezzo, Rescia cerca la giocata acrobatica, non la trova. Fusari è già ripartito per il Genzano. Fusari va, lo prende Fortini. L'ultimo a toccare il capitano dell'Eco City. Altro atteggiamento completo rispetto al primo tempo dell'L84, anche su questo duello, no? Partito 3 metri indietro Fortini, non solo l'ha recuperato. Palleggio e anche... rinvio di Cuzzolino. Rocha giù. Giù anche De Oliveira. Si gioca Tabordà Micheletto. De Oliveira. Tabordà numero su Fortini che lo butta giù. Non male il movimento di Pablo Tabordà. Giallo per Fortini. Punizione è così di Genzano. Quanto mancava Tabordà al futsal italiano. È andato in Spagna. Ha vinto una coppa nazionale lì con il Jaén. Lui che aveva vinto già 5 scudetti in Italia. Micheletto.
Rincorsa, palla bassa per De Oliveira, rimane ingabbiato, vuole ripartire Tulli, glielo impedisce Fantesele. Taborda, Tulli lo prende, Fortini accompagna a sinistra Cuzzolino, Fortini tira in porta, non va, esce Fortini e rientra Murillo Schiocchetti. De Oliveira aggancia, il pallone fuori, già il terzo pallone che viene buttato via. Forse ora anche un po' di stanchezza si inizia a far sentire, lo ha detto anche Marin nel prepartita. Niente, quattro assenti, sono tanti, sarà difficile mantenere lo stesso ritmo. Il primo tempo l'hanno fatto, il secondo tempo di testa Mammarella, palla fuori, rimessa L84, entra Raguso, primo pallone per lui in partita. Qui va a sfidare Pedrinho, commette fallo Mattia Raguso. Abbiamo visto anche in questo caso, no, come Coco Wellington ora è andato a pressare molto di più la palla, infatti stanno arrivando molto meno palloni dalle parti del pivot, in questo caso è Thiago Bissoni. Fantasele non passa su Rocha, poi Coco Wellington devia su Pedrinho. André Fantasele ha riavviato il gioco per Taborda. Pedrinho attaccato da Coco Wellington. Taborda, bello il pallone per Pedrinho. Pedrinho prova a dribblare Tondi, che bravissimo nella chiusura, anche grazie ad un rimpallo favorevole, ma bravo davvero ad andare incontro all'avversario. Grande lettura di Fabio Tondi, perché ha capito di essere in ritardo, che ovviamente nel momento che lasci la porta sai che lui è in vantaggio, non è intervenuto, ha aspettato che Pedrinho mettesse giù la palla e poi per mettere piede, anche perché lì se intervieni il rosso poi non te lo leva nessuno se non prendi la palla, quindi grande lettura di Fabio Tondi. Quinto del secondo tempo, è avanti di un gol Legosi di Genzano. Fantesele si gira, apre per Pedrinho, fermato da Murillo Schiocchetta. Partita rimane bella, aperta, densa. Taborda, Pedrinho, ecco la giocata in verticale per Thiago Bissoni. Pedrinho, pardon, Fantesele, poi Taborda, Bissoni, Taborda, Bissoni, non c'è deviazione di Rocha, la rimessa è per la L84, rientra Tulli, va a riaccomodarsi in panchina Raguso. Vedi, guarda che bravo qua, lui si ferma, gliela fa mettere giù e poi mette piede e fa sì che tutti gli altri poi ovviamente possano tornare dietro la linea della palla. Coco Wellington, Rocha, Tulli, lo va a sfidare Pedrinho, lui riesce a distribuire per Rocha, numero del 70, Rocha ancora, si scontra, il fallo è suo? Sì, ha aperto un giallo po' l'alettone per Rocha, ha aperto un po' l'alettone. E attenzione perché arriva il quinto fallo per la L84. Ora lo andiamo a rivedere, ma è il quarto, è il quarto. Quarto fallo adesso, pardon. Sì, perché i tabelloni sono velocissimi, Dani. Avevo visto un 4 già prima del fallo, forse okay. C'era un errore precedente. Qua, grande numero di Rocha, che danza sulla palla. Poi se la sposta, vedi, con il destro. Eccola qua, la manata, che poi lo va proprio a cercare. Come fallo è giusto. Abbiamo visto prima che quando la palla ce l'ha in mano Mammarella, Thiago Bissoni va a fare il pivot puro alla Julio De Oliveira. Quando invece la palla non è nelle mani di Mammarella, ma magari c'è un fallo laterale, Thiago Bissoni, come possiamo vedere ora dall'apertura della camera, si mette proprio di 4, si mette proprio laterale alto. Thiago Bissoni poi sa fare tutto, un po' come le nonne in cucina, no? Sanno fare tutto. Fantesele resiste, Tulli,
Tocca Taborda, l'uomo ovunque delle così di Genzano. Coco Wellington tira addosso a Pedrinho, che poi alza per Fantesele. Questa è l'importanza degli auricolari agli arbitri, no? Perché in questo caso Zanfino, che era proprio il terzo arbitro, ha detto subito è gialla, è gialla, è gialla, perché c'è stato un tocco di Fantesele mentre la palla stava uscendo. Coco Wellington, si allunga il pallone, lo perde, Taborda uno contro uno, fa muro Roccia e porta a casa anche la rimessa laterale. 14 da giocare al pala maggiore di Leini. Coco Wellington, Tuli, si scontra Coco Wellington con Pedrinho, Tondi rinvia, palla tra le mani di Stefano Mammarella. Taborda, rimane alta la pressione dell'E84. Taborda, Bissoni, Fantesele, Pedrinho, viene via bene la L84, il Genzano, poi però sbaglia Bissoni. Sbagliata la scelta, perché qua erano usciti benissimo di 4 con i due che hanno tagliato in mezzo. Qui Bissoni deve aspettare, dare questa palla di seconda, orientare lo stop ancora verso la porta e poi dare quella palla in profondità. Cuzzolino, il tocco di Rescia per Cuzzolino, ma Mammarella capisce tutto e ora il pallone sul tetto del palamaggiore. E ora le squadre sono stanche, non rinunciano a pressare, però c'è sempre questa palla sul terzo corridoio, stanno attaccando tanto le spalle anche ora, vedi, è 1-2 attacco spalle, perché sanno che tutte e due le squadre hanno speso tanto nel primo tempo, soprattutto l'Eco City. Ma ci sono ancora tanti, tanti minuti da gestire. Mammarella, e noi andiamo a bordo campo da Pietro Mazzara. Perché Davide Marin ha avuto un lungo colloquio con Tiago Bissoni su come seguire i movimenti di Roccia. Pronto Cristiano Fusari, invece lui ha chiesto accelera, accelera. 1-2 e vai. Esce Tondi, qui non ci sono avversari, non ci sono pericoli. Roccia, Cuzzolino, Tuli, gli si aggrappa Micheletto, Cuzzolino vuole passare, c'è rimessa per il Genzano. Eccolo Marin, oltre che due volte a Napoli, ha allenato anche la Luparense in Italia. Mammarella per Pedrinho. Tondi cerca il passaggio verso Daniele Mennini. Per fortuna qualcuno del pubblico ha salvato noi e la telecamera soprattutto. Fusari, De Oliveira, Bissoni corpo a corpo con Tuli, poi Fusari incrocia il suo passo proprio con Bissoni, retropassaggio saggio per Mammarella. Cambiato completamente il modo di pressare della L84 rispetto ai primi 20 minuti. Ora Giulio De Oliveira, ora e Tiago Bissoni prima stanno vedendo molte meno palle, perché stanno chiudendo tante più linee di passaggio. Tutto nasce da una grande pressione feroce sulla palla che ora sta mettendo L84. Cuzzolino, Tuli, bello il pallone per Fortini, salvataggio di Mammarella. Non ho capito come abbia fatto, ma l'ha fatto. Ha fatto perché il signore gli ha dato una dote che è una roba che ne ha due. Cioè, sta andando a terra da fermo, mentre l'altro sta arrivando a 200 all'ora. La capacità di alzare le mani, grande palla. Alle spalle ancora dell'L84 che ora sta giocando bene palla a terra. Tiago Bissoni, Fusari, Bissoni, De Oliveira. Aspetta l'inserimento di Fusari, grande idea, ma grande risposta di Fabio Tondi. Che bella giocata. Come diceva qualcuno tanto tempo fa, tutto molto bello, perché è veramente tutto molto bello. 1-2, subito la palla Giulio De Oliveira, che aspetta l'inserimento di Fusari, arrivato con i tempi giusti, palla gestita da 10. Palla nel mezzo,
grande lettura di Fabio Dombia. Quel qualcuno era Bruno Pizzul, hai citato il maestro. È il maestro di tutti. Saluto al maestro. Di tutti. Schiocchetta, lo scambio con Rescia, Fortini, Guzzolini da questa parte riceve. Ha riaperto la partita sul rigore Guzzolino, ma l'ecosi di Genzano è ancora avanti di uno a 11 minuti e 20 dalla fine. Sì, più che riaprirla nel risultato, la riaperta proprio nella gestione di tutte e due le fasi, l'84, ma tutto nasce ora da una pressione fatta con i tempi giusti, con l'intensità giusta. Murillo Schiocchetti, Guzzolino, ecco il pallone bello dall'altra parte per Maxi Rescia. Un'idea luminosa di Guzzolino, questione di centimetri, e non si è concretizzata. Perché ora non stanno mettendo più invece l'Eco City, secondo me anche stanca, non riesce più a pressare bene la palla, e quando tu non riesci a pressare bene la palla contro le 84, Guzzolino recupera, Guzzolino si ferma, poi Fusari bravo nella chiusura, siamo dall'altra parte, De Oliveira sfonda la porta, Giulio De Oliveira, 3-1 Genzano, contropiede perfetto. Perfetto, perché questa palla di Taborda data con l'esterno cantava, e poi Giulio De Oliveira davanti al portiere è una sentenza dal basso verso l'alto sul primo palo, quello un po' più scoperto. Qua sono stati bravi le così di a far andare in un imbuto Guzzolino, si sono chiusi, e poi qui ovviamente Giulione De Oliveira da lì difficilmente sbaglia. Giulio Motti De Oliveira arriva il suo sesto gol in campionato, allunga ancora più due le così di Genzano sul recupero del professor Taborda, che lo ha messo davanti alla porta. Guzzolino, Murillo Schiocchetti prova, ma Mammarella si allunga, blocca addirittura come un gatto Mammarella. De Oliveira di testa prova a sorprendere Tondi. Murillo Schiocchetti non smette di spingere il pubblico di Fedele, 84, 10 da giocare, due gol di differenza. Fortini, Maxi Rescia, Fortini prova a piazzare, è distante la porta, è distante anche Schiocchetti. L'anticipo di Maxi Rescia su De Oliveira, poi Taborda, ancora bravissimo De Oliveira, aspetta l'arrivo di Pablo Taborda. Fortini devia, sarà angolo per la squadra di Marin. Guzzolino prova a sorprendere Fusari, Guzzolino sulla banda, arriva la rimonta di Micheletto, il raddoppio poi di Fusari, si lamenta, si arrabbia anzi Guzzolino per un colpo ricevuto. Guzzolino, Mammarella, poi ancora ruba palla Schiocchetti, Mammarella se la cava ancora. Sì, perché questo retropassaggio di Taborda, che giustamente era a spalle al campo ma era solo fronte, vedi, c'era di mezzo Murillo, che ha dato fastidio a Mammarella. Guzzolino, Rescia destro pronto, ribattuto però Fortini, prova anche lui, mira sbagliata, esce Fortini, torna in campo Tuli. Rescia, Tuli, Schiocchetti, Guzzolino la tiene, ci pensa, va da Tuli, Murillo Schiocchetti, Tuli va a ricevere lateralmente, Guzzolino si propone al centro, ci prova a sinistro, Taborda gli chiude la porta in faccia, cambiato l'accoppiamento, ora è Taborda su Guzzolino,
Schiocchetti. Cuzzolino, Correscia che incrociava dinanzi a lui. L'azione della squadra di casa si chiude dinanzi a Mammarella. Pedrinho, Fusari, Taborda. Difende il possesso De Oliveira, smista perfettamente, poi Taborda vuole correre lungo la banda, la palla finisce fuori. Rientra Lucas Siqueira nella L84. Maxi Rescia. L'argentino va da Lucas Siqueira. Schiocchetti. Rocha. Vediamo se si accende finalmente. Palla alzata. Allontana Pedrinho. Otto da giocare. Eccolo di nuovo. Rocha. Si ferma. Spalle alla porta e guarda i compagni. Ecco il pallone dentro per Rescia. Ancora Rescia due volte. Non passa. Sempre col suo movimento dalla sua mattonella. Stanno sempre un po' distanti quelli dell'Eco City. Questa volta è mancato il raddoppio centrale, che non andava un raddoppio sulla palla, ma è un raddoppio posizionale per evitare di far scaricare questa palla sul lato che puntualmente è arrivato. Coco Wellington dentro Rocha. Occhio che riparte ancora il Genzano con Pedrinho. Gli scivola praticamente addosso Lucas Siqueira, che commette fallo secondo l'arbitro. E arriva il quinto fallo, questa volta sì, per la L84. Secondo me poteva anche temporeggiare Siqueira, perché comunque non stava andando verso la porta, stava andando verso più il calcio d'angolo, quindi lì poteva continuare a correre con lui. E poi quando intervieni o prendi palla va bene, ma se non la prendi poi sai, quattro falli, manca 7 e mezzo. Anche se secondo me a breve, soprattutto ora che è arrivato il quinto fallo, credo che Paniccia possa pensare di mettere il portiere di movimento in modo da cambiare ritmo, ovvero avere molta più palla fra i piedi. Ma ovviamente 5 falli a carico a 7 e mezzo dalla fine è uno scenario che comporterà, come dire, una disciplina massima da parte della squadra di casa. Da capire se chiama time out e organizza il portiere di movimento o butta subito Cuzzolino, che nel frattempo si sta riposando, portiere di movimento, e poi vede come va e si tiene il time out per il dopo. Rescia. Siqueira. Rescia. Rocha. Maxi Rescia. Coco Wellington viene a giocare in mezzo. Rocha. Lo aspetta Bissoni. Passetto alla volta, all'indietro, Rocha. Chiama l'isolamento, detto, allargatevi. Rescia, Siqueira fermato da Fantesele, che però poi spinge lui il pallone oltre la linea laterale. Rimessa L84. Dietro Coco Wellington, ancora Mammarella. Non era stato particolarmente sollecitato nel primo tempo, molto nel secondo tempo ha messo insieme una collezione di grandi parate. Questo è difficile perché non la vedi partire, c'è il traffico delle 18 in tangenziale. Ancora Maxi Rescia, questa volta Mammarella non può nulla. La L84 vuole sentirsi ancora dentro la partita. 2-3, che partita! Giocato molto bene l'allineamento sulla sinistra, ora lo andiamo a rivedere. Vedi come esce da quel, sfrutta il blocco di Rocha, molto bravo Maxi Rescia. E qua secondo me bisogna essere un po' più aggressivi sul pallone. Quella linea di passaggio è stata un po' troppo aperta. Mammarella poi stava chiudendo le gambe con la gamba di richiamo, ovvero la sinistra, ma la palla è passata proprio lì sotto le gambe. Taborda.
Pedrinho, palla nello spazio, non giusta però per André Fantessele. 6 e mezzo da giocare, è l'84-2, e così di Genzano 3. Rocha tira praticamente addosso a Pedrinho, recupera Lucas Siqueira, Rocha ancora per l'otto, Rescia, Vinicius Rocha, ancora si accentra, Rocha, il tacco per Lucas Siqueira. Si erano aperti spazi invitantissimi per la squadra di casa. Grande palla di Maxi Rescia, data con i tempi giusti e con una qualità, questa palla morbida, morbida alle spalle di Pedrinho. Poi Rocha non ha saputo capitalizzare la superiorità. Palla dentro per Lucas Siqueira. Il rimpallo favorisce poi la corsa di Pedrinho, ma il contrasto con Siqueira, di forza, di voglia. Coco Wellington per terra, si gioca, tutto buono, Taborda si accentra, palla dall'altra parte per Thiago Bissoni. Tondi super. Rientra Giulio De Oliveira. Munito Paniccia per proteste, che diceva non può giocare da terra. Il riferimento a Pedrinho. Rocha davanti alla sua porta, difende e poi riparte. Rocha! Mammarella si riprende il pallone, adesso lo rinvia. Va da Bissoni, ecco il tocco per De Oliveira, bello il passaggio per Fantessele. Tondi, decisivo ancora in uscita, poi si è fatto male il portiere della L84. Però ragazzi, Giulio De Oliveira quest'anno mi sembra tornato ai livelli suoi di Pesaro, perché guarda qua come gestisce questa palla, come un numero 10, spalle alla porta, mi ricorda un altro numero 10 che spalle alla porta in Italia nel calcio a 11 qualcosina ha fatto, e lui riesce a dare queste palle così con gli specchietti retrovisori, ne ha 8 montate. Si ricomincia a giocare. Fantessele, De Oliveira, Bissoni, Fantessele, Micheletto. Questa volta non riesce Giulio De Oliveira a essere il terminale, perché il pallone era distante. Chiama time out Paniccia. Purtroppo non abbiamo sentito se la 4 dalla fine è quando mette il portiere di movimento. Detto, possiamo rischiare a 4 dalla fine. Esatto, possiamo rischiare a 4 dalla fine, quindi era riferito al portiere di movimento. Presumo. No copertura, quindi ora a un certo punto si prende palla individuale uno per uno. No copertura, quindi non coperture preventive sugli uno contro uno, quindi occhio ai duelli, perché poi si è a 5 falli e quindi anche questo è un fattore. Quindi vedremo un minuto e mezzo così e poi probabilmente uscirà Cuzzolino, si prenderà la maglia del portiere di movimento, suppongo. Per le indicazioni di Marini invece sentiamo Pietro Mazzara. Sì, perché stava già preparando la difesa sul portiere di movimento e in particolar modo preparava un raddoppio sul primo scarico a destra, quindi probabilmente su quello che sarà il ruolo di Cuzzolino come portiere di movimento. Coco Wellington, ci mette il piede Thiago Bissoni, rimessa giallo-blu. Cuzzolino, Fortini, 5 minuti adesso da giocare. Tondi ha assorbito la botta incassata qualche istante fa. Mammarella, Micheletto sfida Fortini, De Oliveira, Fantessele, le sue finte, gli rimane addosso Coco Wellington. De Oliveira ancora smista per Fantessele,
poi il sinistro di Thiago Bissoni. Cuzzolino. Fortini, Maxi Rescia. Fortini prova a passare su Micheletto che commette fallo. Il secondo per il Genzano. Sì, questo cambio di Cuzzolino mi dà tanto l'idea di esci, riposati 20 secondi, mettiti la maglietta e poi rientra. Sì, la sta già indossando la maglietta. Bianca Cuzzolino. Intanto Maxi Rescia va ancora a spaventare la difesa del Genzano. Mammarella rinvia il colpo di testa di Fantesele. Duli. Coco Wellington. Passa su Fantesele. Passa anche su Bissoni. Va per terra, si lamenta. Adesso sì, l'arbitro fischia la punizione per la L84, entra Cuzzolino, portiere di movimento. Sì, da vedere se Cuzzolino si mette sul lato sinistro oppure si mette sul centro e Coco Wellington. Sì, infatti Cuzzo, i due mancini a destra, ovvero Cuzzolino e Rocha. Due destri a sinistra, Fortini e Tuli, e in mezzo Wellington a girare palla. Fortini, Coco Wellington, prima azione della squadra di casa col portiere di movimento, lui, Cuzzolino. Coco, Cuzzolino, perde il controllo del pallone, vuole ripartire, segnare André Fantesele. Torna più due Legosi di Genzano sul pallone rubato da Fantesele, sinistro perfetto, 4-2. Eh sì, qui brutto errore tecnico di Cuzzo, non da lui. È stato bravissimo Fantesele a leggere e poi con calma sposta, non avere fretta di calciare subito, se l'è spostata e poi con il proprio sinistro ha calciato. Abbiamo visto come l'Ecusiti stava trasformando la propria difesa in partenza in 1-2-1 e nel momento che poi c'è da trasformare in 2-2, quindi quando poi l'L84 va a fare determinati movimenti e quindi a lasciarne solo due larghi, quindi una sorta di 2-1-2, trasformazione subito in 2-2 della Cosina. A 3:30 dalla fine della partita, 4-2 Genzano. Cuzzolino, Rocha, Cuzzolino, Rocha, smista, Cuzzolino, sinistro, centrale Mammarella. Adesso arretra Cuzzolino, va a difendere la porta, para anche bene, l'ha vista partire. Qui è stato molto bravo Mammarella, torna perché... in panchina rammaricandosi tanto Cuzzolino per l'errore che ha permesso a Fantesele di fare il gol del 4-2. Angolo Genzano, Taborda non trova il pallone e rientra subito Cuzzolino. Deve affrettare i tempi dell'84, quindi ora deve iniziare a forzare già qualche giocata perché manca 2:55. Wellington, Fortini, Fortini, Coco Wellington, Tuli, palla dentro, deviazione di Taborda, sarà angolo per la L84. Trasforma bene l'L84 perché qui Tuli aveva la doppia opzione, o dare questa palla di prima sul secondo oppure anche pisare su Fortini, quindi suolata all'indietro cieca. Fortini, Tuli, Fortini, Coco Wellington, Rocha, viene sbilanciato, la porta è ancora vuota ma finisce fuori di pochissimo il pallone del possibile 5-2. 2 e mezzo. Coco Wellington, palla larga per Tuli, Fortini, Coco Wellington, Cuzzolino, Coco Wellington, Cuzzolino, fa girare per Vinicius Rocha, Tuli, Cuzzolino, scambio ripetuto, Fortini, Tuli,
Cuzzolino lascia passare, Coco Wellington, Rocha, Mammarella, Pedrinho, dinanzi a lui soltanto Cuzzolino, Pedrinho, palla in diagonale al lato. Pedrinho è stremato. Occasioni una dopo l'altra per il Genzano per allungare ancora e mettere le mani sulla vittoria, e invece c'è ancora partita, 1:40 da giocare, 2 gol di differenza. Cuzzolino, Coco Wellington, destro, e palla che esce di centimetri. Time out chiesto da Marin. Eh sì, perché sono stanchi, è vero che la linea del traguardo è vicina, dista solo 98 secondi, ma sono in difficoltà di fiato perché hanno fatto una partita non dispendiosa di più. Quando dobbiamo tirare, quando il sinistro se va troppo, ok? Quando già il sinistro viene di qua, stiamo a volte quasi quasi in 2-2, però se lui porta di più, le fai meno due lì, faccio finta e stiamo qua già queste parte l'ultimo Giulio e ci diamo tutti. Oh, va, ok, però sì, mette la palla puli qua. Non mi fischia il fallo, okay. tu lo vai per queste parti. Aspetta, lo che passa che non stava Masì, voluto stava Masì, ciò che ha girato e giocheranno col fallo. Pronti per ricominciare, 1:34 e ciò che resta della gara del Palamaggiore di Leni tra L84 e così di Genzano, che vince 4-2. Tuli di testa, Coco Wellington, Tuli, Rocha, tiene palla in campo, anzi no, ascoltate, accolte le... Il richiamo, accolto il richiamo di Giulio De Oliveira. E ora non esistono più linee di passaggio, linee dietro la palla. Abbiamo visto sia Coco Wellington che Fortini già sopra la linea di palla per andare a pressare. Bissoni, Giulio De Oliveira cerca un controllo complicato. Tondi, Rocha, Fantesele pressa altissimo, rientra Cuzzolino. 70 secondi di partita. Cuzzolino, Coco Wellington, Cuzzolino ancora, Tuli, Fortini, resiste alla carica di Taborda, Cuzzolino, Tuli, Cuzzolino, Coco Wellington dentro, poi Tuli, spara il pallone, altissimo. Avrebbe potuto anche stoppare e poi calciare perché era da solo, aveva il corpo indietro perché si era appena girato su se stesso. Tuli su Fantesele, il raddoppio di Fortini, la palla è fuori, la rimessa è per l'Eco City, 40 secondi ancora. Fantesele, passa, Fantesele, decisivo Cuzzolino. Se la ride Fantesele con Tiago Bissoni, perché ha detto, ma hai visto che mi ha preso lui, che non è neanche portiere. Taborda, ancora, vince il duello con Tuli, Taborda, la tiene, Taborda, lascia passare un po' di secondi, Fantesele, intercetta Coco Wellington, tacco pericoloso, poi fallo forse di De Oliveira su Cuzzolino, si gioca, Tuli, 5 secondi. Dall'altra parte Fortini deve tirare, prova a piazzare, non trova il pallone Coco Wellington e la partita è praticamente finita. Manca un secondo, vince Genzano, vince l'Eco City sul campo dell'84, 4-2. Dammi subito il tuo migliore in campo. Giulio De Oliveira, ha fatto una gara senza senso. Ha catalizzato tutti gli attacchi del primo tempo dell'Eco City, gestendo palloni su palloni anche il secondo tempo quando c'era da difendere il portiere di movimento, trovato il gol, assist,
fatto una grande gara Giulio D'Olivera questa sera, veramente una grande gara. Arriva la quinta vittoria consecutiva di Genzano, che a questo punto è l'unica squadra imbattuta, perché l'Eboli ha pareggiato il suo match contro il Treviso, e allora 15 punti in 5 partite per la capolista solitaria del campionato di Serie A, seconda sconfitta consecutiva invece per l'L84. Grande dimostrazione di forza della squadra di Marin, grandissima dimostrazione di forza, fatto un grandissimo primo tempo, e poi il secondo tempo, quando l'L84 ha iniziato a pressare forte, hanno saputo soffrire da squadra, hanno sofferto quei 5-6 minuti, li hanno fatti, hanno sofferto però da squadra, tutti insieme, e poi dopo se la sono portata a casa, anche con la difesa del portiere di movimento, e nei momenti chiave hanno saputo anche portarsi in una zona di campo e di risultato a loro favore, quindi veramente una grandissima gara della formazione di Marino. Pietro Mazzara con l'MVP della partita, Giulio De Olivera. Giulio, avete vinto una partita tostissima, era la partita più attesa forse di questa prima parte di stagione, non eravate al meglio, avete dimostrato di essere una grande squadra. Sappiamo che vincere qui a Torino è molto difficile, abbiamo fatto una gran partita. Noi, anche se eravamo in pochi, abbiamo fatto una partita di sacrificio e sono contento per la vittoria. Senti, c'è stato un momento in cui l'84 sul 3-2 stava rimontando, poi siete riusciti a trovare il gol del 4-2, il tuo gol anche ha spezzato un pochino quel tentativo di rimonta. Avete dimostrato di star molto bene anche a livello fisico, nonostante ci fossero anche dei giocatori che in settimana non sono stati bene. Sono contento di poter aiutare la squadra in un momento difficile della gara. Ho fatto il gol. Sono molto contento di aiutare la squadra e penso che la squadra ha fatto una partita spettacolare, e poi abbiamo sofferto nel momento che dovevamo soffrire, e quello è il valore della nostra squadra. L'ultima cosa che ti dico, l'Eboli ha pareggiato in casa della Came, siete primi in classifica, punteggio pieno, te lo saresti aspettato all'inizio stagione? No, non me l'aspettavo, però abbiamo una grande squadra, e siamo primi adesso. Però il campionato è appena iniziato, dobbiamo continuare sulla nostra strada. Grazie Giulio De Oliveira, Daba. Grazie Pietro anche per il tuo lavoro, per tutto il tempo di questa bellissima serata di futsal. Due gol per Giulio De Oliveira, 50% del fatturato più o meno della squadra. E un assist anche su quel gol di Pedrigno. E un assist, doppietta per lui, altri 3 punti per il Genzano. Ha detto bene, la stagione è appena cominciata, però il Genzano ha posato la pietra della prima forte candidatura per i giochi finali di primavera prossima. Sì, ma lo avevamo già visto in queste prime 4 giornate, questa è un'ennesima dimostrazione di forza, l'aveva già data con la Roma, e devo dire che per oggi hanno messo, come hai detto tu, un altro mattoncino, cioè hanno detto a tutti: ragazzi, noi siamo in emergenza, veniamo a Torino e giochiamo proprio un gran bel futsal in tutte e due le fasi, siamo solidi, siamo cinici, sappiamo soffrire, quindi io credo che questo Ecositi sia veramente veramente una squadra che da battere sarà molto difficile per tutte le altre. È tutto, ci fermiamo qui ribadendo che l'Ecositi Genzano ha vinto 4-2 al Palamaggiore di Leni contro la L84. E allora vi salutiamo rimandando a questo prossimo fine settimana gli altri appuntamenti con il campionato della Serie A del calcio a 5 italiana. Grazie, un saluto da Daniele Barone. Daniele Menini. Buona serata.